10, 10 minuti e 11, e 12, e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27. Quanto ho fatto? 10 minuti e 27 secondi, ci ha rifregato. Al riguardo non avevo dubbi, un minuto meno di ieri. Avete perso la scommessa? Cacciate il grano, ragazzi. Dai, e bamba giù. Non vedi, scusi, questo come ce deve ai sordi? Ma che, ce lo sapevate che col conte tacchia ogni botta una tacchia? Dai, Nini, a mancano due, ce prova. Ma che, con massa come se vegnale. Sì, vegnale. Ah, finalmente è arrivato il signor conte. Se posso sapere se è andato col caretto dalla ditta? A battere record mondiale a cronometro. Coronari panico zoccolette capizzucchi. 10 minuti e 27 secondi spaccati. No, dico, ragazzi, testimoni. E la spacco io la testa, se non la pianti ne fai il ridicolo. E il caretto serve per lavora. Chiaro? Chiaro? Per lavora! Ah, papia, non ci famo riconoscere a sta maniera. Papi, ce sarà tuo nonno. Io so tuo padre. Padre. Non s'allargamo, eh. Oh, mi sono ingarellato pure con Vetturino, ma ha desistito, se no gli schioppava il cavallo sotto al culo. L'ho sfonnato. Pure i guanti. Perché? È una cosa da chirurgi? Io speravo che crescendo te se passava sta fissazione de sembra quello che non sei, de fare elegantone, de far fighetto. Ah, papi, a essere ben vestiti ti dà una tranquillità dentro, nell'intimo, che ne manco la religione. Perché? Te fa schifo d'essere un artigiano? L'artigiano è un artista. I signori senza di noi non ci avrebbero le sedie per sedere, i banchetti per pregà, i tavoli per magnà. I letti per scopà. Tu sempre a quello pensi. Perché? C'è sta una cosa meglio. Dai, papi, mi hai chiamato, mo dico, che vuoi, che devo fare? Eh? Porta qua la pendola al circolo araldico, che è da ieri che stanno aspettando. Sarai servito. I mortacci quanto pesa. Ma perché si fanno un orologio da borso, dico io? Ninetto! Vi ho un po' da una mano, forza! Portate qualche tacchia! Se dovesse zoppicà! Ho capito, ho capito. Yeah. Una me ne basta, papi, una. Quante me ne devo portare? Poi dico, scusa, datosi che noi siamo i servitori della più meglio società e anche, grazie al cielo, i fornitori della Real Casa, non sarebbe più fino chiamarle zeppe o puramente cunei? In puro italiano? Che coglioni! Calla, mo hai capito perché mi hanno dato sto soprannome di Conte Tacchia, che detto internos, genericamente parlando, non è un soprannome tanto per la quale. Perché io c'ho un genitore, purtroppo, un po' rozzo. E se non t'offendi, di tanto in tanto dai modi un po' volgarucci. No, tu c'hai sto soprannome perché sei un fio fanatico. E talvolta, se non t'offendi, dai modi anche un po' stronzetti. Lo vedi che sei volgari? Poi dici da no. Dai, va, Nini! Ecco! Che dopo da fare, che ecco? Dovete andare a lavorare! Via sta pendola! Capito? Pronti! Dovete andare a lavorare! Ecco! Dovevo tutti lavorare! Sta a dire che dovevamo lavorare! Bisogna andare a lavorare! Abbiamo capito! Dovevo tutti lavorare! Sì, sì. Dovete andare a lavorare! Dai, piano, piano, giù! Ma che ecco, ma che vuol dire arardico? Non sarà mica come di astronzo, eh? Anini! Ma non te coglie mai il sospetto che lo stronzo potresti essere te? Oh. Araldico è un nome da nobili ricchi, come Adalberto, Agenore, Amintore. Ma insomma, è possibile, dico io, che stando con me in dimestichezza da tanti anni, ancora non hai imparato a parlare in maniera più pulita e più fine? E che cazzo? Va, porta sta pendola, che io parcheggio il cavallo e vengo. Capirai, che per Conte Tacchia. No, riportalo a casa tu. Io tornerò con tuo fratello. Adorata. Mi raccomando, attenta al traffico. Ehi, buono. Permette, madame? Al cavallo per partire non serve taglia di frusta. Bisogna taglia di voce. Perché sono bestie sensibili. Come le donne. E si permette su entrambe, c'ho dimestichezza. Eh sì. Sor Conte, io sto qui, eh. Un attimo, caro, vengo subito.
Shh, buono, buono, Prego, madame, mo' può pure partire. Vadi pure. A presto vederla. Mannaggia, zuzza. Hai visto che fata? Ammazza, hai alzato una sventola, chi? Alzarla è facile, il difficile è sdraiarle. Alziamo sta pendola che è meglio, Sì, piano, piano, Dai! Fantastica! Guarda che bella, guarda. Uè, questa qui è Elisa. È proprio lei, la riconosco dal neo. Pensate come si arrabbierebbe mia sorella se sapesse che l'hai conosciuta dal neo e non dal popò. E la sua mania a farsi fotografare nuda per farti ingelosire. Ho capito, Gualtiero, ma è imbarazzante, scusa. Elisa potrebbe anche diventare mia moglie se ottengo l'annullamento. Sinistra, qui non si passa. Perché? I fornitori passano dalla scala di servizio. Ma da qui è più breve. Dalla scala di servizio. De là? Sì. L'ha detto lei, Sì. Vabbè. Oh, tanto. Andiamo di là. Vai, Nino. Sì, vai. Scusi. Sei andato? Maledizione. Vieni. Te sto aiutando, non mi stai a sentire. Già ti sei fatto due finestre. E la pendola, scusi, ma dove si deve mettere? Ma cosa fanno? Vieni, attenta alla porta, attenta alla porta! Scusi tanto, sa? Ma se staccavamo la porta era peggio. Questa se può rimettere, avrà la boccuccia. Ammazza schifo. Ma che fa? Scusi, dove va questa pendola, prego? Non lo sa nessuno di loro signori? Che domo fa? Insomma, Oddio. Attenzione, c'era un petalettazzino. Scusa, signore. Signore, basta che non rompiamo i coglioni. Lei ha un posto da urino dai tazzini qui. Scusi, sa dove dobbiamo mettere la pendola? La pentola? Sì, dei fagioli. Dove va sta pendola? In cucina. Sì, la mettiamo in cucina. Vabbè, addio, core. Dove va sto cataparco? Anino, senti, fa una cosa. Mettila in quell'angoletto lì e chi se ne frega. Ammazza quanto pesa. Lì ci sta bene. Salute. Ma questa è la misteriosa dama che ho incontrato poc'anzi. Sì, è lei. Ora visibile anche sotto panni. Guarda che farde. Ecco! Agli ordini, sor principe! Ecco, sì. Te volevo pregarti un po' di spesa. Ah. Come stai a quadrini oggi? È un brutto tasto, ma per voi uno sforzetto lo faccio sempre. Bravo, allora oggi fallo gagliardo sto sforzo. Fate uscire il pallone. Tiè, la listarella la trovi dentro. Vi siete svegliato con l'appetito stamattina, eh? Vai. Ah, all'anima della listarella. E qui c'è magna reggimento. Dovrò chiedere un mutuo, dovrò. Sì, mi pare che oggi hai speso bene. Oh, hai segnato tutto, hai aggiunto al debito. Sì, sì, principe, ho segnato, c'ho qui a listarella. Bravo. Che mi stai? No, niente, lo chiede una curiosità. Dimmi. È possibile che una donna nobile, autentica, si faccia fotografare tutta nuda? Come no? E più autentica e più volentieri si fa fotografare nuda. Ma che mi dici? Francesco mio. Mi chiami pure Checco Principe, c'ho piacere. Sì. Per essere nobili non basta essere stronzi. Bisogna essere strastronzi. Hai capito? Allora mi sa tanto che io non ci riuscirò mai. Ma che c'entra questo col fatto di passare a fotografare nuda? C'entra, sì. Dimmi una cosa, sta donna com'è? È buona o è in cesso? Trattasi di figa da sturbo, sor principe. Mi perdoni l'espressione un tantino audace. Però. Ecco, vedi, l'aristocratica è buona. Oltre a essere delle strastronze, sono sempre delle gran stramignotte, tutte. Tutte? Tutte, tranne le sorelle, le madri, quelle servono ognuno, sono tutte sante. Metta la sedia, no? Grazie. Bevi e mai. Metta, piace, no? A sedia? Vieni qua. Metta la sedia. Magna, bevi, imbriacate e non pensare all'aristocrazia che non è roba per te. Che fai, non bevi? No, che stavo a pensare che invece... Vede, Brice, io ci ho sempre tirato... Dimmi. A essere signore, insomma, un po' meglio.
Sapeste quanti sogni ci ho fatto davanti a sto palazzo vostro? Quando vi vedevo passare a cortiro a 8. Ah, no, tiro a 2. Che poi è diventato pure il tiro a 1 perché un cavallo solo si è mangiato. Beh, vi vedevo passare. Eravate bello, mazza. Passami il pane. Io dicevo sempre a mamma, dico come vorrei che il principe volesse bene a me come a un figlio. Come un figlio, dicevo sempre a mamma, mamma mia. Ma ricordate mamma mia? Tu madre? Buona mamma, Rosetta. Veniva qui al palazzo a fare bucata, a servizio. Come no? Rosetta, no? Stava sempre su un terrazzo, fine sul lavatore. C'era due guance rosse. Bello, bello. Ma sono passati 20 anni. 28. Me lo ricordo perché io sono nato più o meno al tempo di quel lavatore. Beh. Allora. No, me. Dico. Sa. Non è che. Che voi. Io che? No, dico, non è che voi mi poteste prestare cabriolet, principe, sa, perché siccome che stasera c'è una sortita speciale, il caresse di bottega non va bene. Come no, piede del cabriolet, no? Grazie, principe. Saluto a Fernanda. Presenterò. Ammazza, un po' sfugge a niente. Fernanda, pure quella... No. Ferna, quando torni mi porti i mostaccioli? Sì, sì, ti porto. Basta che non fai arrabbia a nonna. E a me ho zucchero filato. Dove vado stasera lo zucchero filato non lo vendono. Io vorrei sapere che novità sarebbe quella dei sortil de sera. Senti, a nonna, da stamattina all'albero mi sono venduta 110 copie del messaggero, 50 kg di frutta e ho piumato 92 cappelli da bersagliere. Eccoli là. Ho faticato abbastanza, no? E se posso sapere almeno dove vai? È una festa da ballo. Dal Ciriola. Sempre con quel fregno buffo? No, che con un è un fregno buffo. Fernanda? Ecco il fregno buffo. Fernanda? Fernanda? Ah, Fernanda! Ecco! Dai! E che? Dai, Fernanda! Via bella pallocchetta, sbrigati! Che andiamo alle danze! Su! Oh, quanto è bello! Chi ti ha regalato? Oh, ma te sa ragazza del Conte d'Acchia, mica una scucita qualsiasi. Vai, bella, vai! Quanti anni so che se volemo bene, Fernà? 9? 8. 10 giorni e 14 mesi. Davvero? Eravamo ragazzini quando mi hai dato il primo bacio. E là mi sono fermata, Fernà. Non mi dirai che non t'ho rispettato. Oh, non ho mai insistito. E vorrei vedere. Quello che mi chiedi sempre è l'unica dote che c'ho. L'unica? E sapessi che fatica mi costa resistere alla tentazione. Lo sai che farebbe un'altra al posto mio, Fernà? Fermerebbe il cavallo. E in una serata come questa, in questa Roma nostra bella che ci fa da cornice, con sta rietta rapante e il favore delle tenebre, ti metterebbe una mano qua, quell'altra te la metterebbe sul cuore. Il cuore sta da st'altra parte. Mi viene pure meglio, Fernà. Ammazza come te batte. Poi con quell'altra mano scenderebbe giù. Quell'altra mano te pierebbe così. E io con la mano mia? T'ammollerebbe uno sganassone che tu ricordi finché campi. Ah, Fernà, come te scalli? Stavo parlando per ipotesi, no? Come farebbe un ipotetico. Vabbè, mo l'esempio me l'hai dato. Da una smossa a sto calesse e andiamo a ballare, che non posso far tardi. Lo sai che mi piace quando ti incazzi? No, ma Fernà! Ah, ti ho pure battezzato il cavallo col nome tuo per farti onore. Thank you.
Ammazza Fernà, siamo proprio i meglio tacchi. Io sgnocchiamo bene e sono ritmo americano. Ci vuoi venire in America con me? Quasi quasi ti ci porti in America. Io ci vengo in America, come no? Ecco, yeah. Ma quando mi sposi, viaggio di nozze. Ma ritangate con questo matrimonio, ma come fai tanto la modernista? Ma modernista sì, ma scema no. Oli! Bravi, bene, bis! Così sudata c'hai un fragore selvaggio che mi manna in estasi. Va, va, piantala e portami qualcosa da bere, tutto. Sì, che vuoi che te vada a pià? Una gazzosa. Sì, per te questo è altro. Ciriola! Ah, Cirio, dammi un po' due gazzose. Belle ghiacciate, mi raccomando. So pami, ragazzi. Ah, Cirio, allora sta gazzosa. Forza. Signorina, permettete questo ballo? No, grazie, sono un po' stanca. Io non obietto. Però se siete stanca dovete rimanere seduta tutta la serata. Perché se vi vedo ballare con qualche paino se famo due risate. Che c'è? Che c'è di che? Mannaggia! Sono vuoti! Sai, il Ciriola, permetti, cara. Che ce l'hai, un Prospero? Tieni. Grazie. Accendo? Accendo. Ma io t'ammazzo! Sta attento! Sta attento! Che faccio? E non ci riprovare. Non ti preoccupare, cara, non è successo niente. Via, Fernà, riduffiamosi nella danza. Che te lo fermo? Ah, va, vattene a fanculo da un'altra parte. Oh, Carma, che Carma sta fa? Volevate le palle, vedi, Anna, te ne va. Sì, dai, mamma, dai, dai, mamma. 4, 3, 6, 1, 2, 4, 4. Ammazza i buci e vuoi, sciai. Sono grevi ma affascinanti, animaleschi e spaventosi nel contempo. Però come si sente questo odore di umanità? Perché si lavano poco. Che vi dicevo, avete visto quanto è pittoresca la loro volgarità? Per me è più volgare che pittoreschi. Io vorrei sapere che c'hanno da guardare quelli laggiù. E lei ci fuma pure in pubblico. Ma Fernà, ma è possibile che sei così addietrata? Buon nel 1910 una signora lo può fare, no? Allora dammi una sigaretta. Ma quale sigaretta? Fa che te veda fumato da uno sganassone che il muro te ne dà un altro. Quella sì o no? Che non sono una signora io. Noni, te non sei una signora. Te sei la mia ragazza e tutta un'altra camminata. Lollo? Fammi ballare. Bene. Se vuoi. Non capisco proprio cosa ci trovi di tanto divertente. Si possono fare degli incontri interessanti. Chi stai a guardare? Se io... va a sapere. Niente, Fernà, te sto a guardare fissa. A Busciardo. Stavi a fare l'occhi da pesce fracico a qua zozzona di prima. L'occhi da pesce fracico, e che? Oh, ma che mi sta a piangere? Ma te pare che tenendo l'amore mio stretto fra le braccia mi metto a far cascamorto con un'altra donna? Non è da me. Non sarebbe la prima volta, ma bada che potrebbe essere l'ultima. È una promessa o una minaccia? Fance la dame! O sto ballo se cambia la dama a ogni colpo de gong! È la timidezza che la rende così distratta? Come? Ripeto, è la timidezza che la rende così distratta. No, è la rottura dei coglioni. Accidenti.
Che bel temperamento. Non si sovviene di me? No, credo di aver dimenticato. Strano. Eppure io sono un tipo indimenticabile. Davvero? Una volta visto, rimane impresso come una decarcomania. Ah. La prego, metta giù le mani. Non so le mani. Oh! Ai, oddio, li morta... Chi è? Ah. E che adesso? Oh. Mi è scappato un calcio. E va a vedere che fra un po' me ne scappa un altro. Beh, perdonatela, la ragazza è un po' temperamentosa. N'è vero, cara? E via. Balliamo, cara. Non ne ho più voglia. Comprensibile. Non dico... Ai, oddio, Fernà, mannaggia la zozza. Mi hai dato un calcio, ma mentre mi spezzavi lo stinco. Ma che te sei ammattita? Non so io che sono matta, sei tu che sei stronzo. Ma Fernà... E Carmede? Non è successo niente, buona? Eh sì, buona, damo glientaglio. Ecco, mo hai detto bene, damo glientaglio. Ma damoglielo sul serio, perché io mi sono stufata. Fernanda, scherza. Ah, Fernanda. Signorina, per favore. Ma strozzate da solo. Quando vai, via qua. Ma guarda che non è successo niente. Permetti. Ma ricambiate la dama, gente. Forza che la musica, sormai! Ma come è, Tarnaso? Ti sei gonfiato? No. Buona questa anguria, ne vuoi un po'? Mi fa schifo. Come non detto. Di, non ti attirano morbosamente? Le scorze dell'anguria? I flutti, a volte, possono essere loro la soluzione ad ogni problema. L'unico problema qui a Roma sono le fogne. Senti che puzza che c'è. Il tuo cinismo è proprio ributtante. Non riesco a capire perché sono tanto innamorata di te. Forse perché a letto ti faccio impazzire. Oh! Quando fai così, per rabbia mi butterei nel fiume. Innanzitutto tu sai nuotare benissimo. E poi che motivo c'è? Io ti amo, tu mi ami. Elisa sarebbe una gran cazzata. Ma pensa alla mia situazione. Tu sei un uomo sposato e la mia famiglia rischia il disonore. Ascolta, Elisa. Di questo abbiamo parlato mille volte. I tuoi sanno che prima o poi avrò l'annullamento e che solo allora potremo sposarci. Ah sì, Lollo. Adesso ti vado a prendere una bella fetta di anguria. Va bene? Elisa! Elisa! Aiuto! Lollo! Ho appena mangiato l'anguria, mi viene una congestione! Aiutami! Aiuto! Aiuto! Vigliacco! Regista! Aiutatemi! Tu che sei? La salvo io! Ma che succede? Oh, è Checco! Oh, è Checco! Vabbè, ce la vuoi! Non ride! Oh, Checco! L'acqua fredda! Amici miei carissimi! La salvo io, Lucasina! È qui! Palenello, mi lasci! Mi lasci! Mi lasci! S'appoggia a me, presto! Che mezzo io? Dai, Amine, presto! Brigate, tirai al salvagente! Oh. Oh. Ma che hai fatto? Gliela non testa la ciambella di legno! Ma che lo vuoi ammazzare? Che sapevo io? Non vedi questo? Oddio, oddio, oddio! Oddio, perché fa fuga? Ti tiri su! Ma perché sei affacciato? Oh, su, faccia il monte! La prego, sei bravo! Ah, la porto io! Ah, sei tranquillo! Si adagi, su, calmo! Ah, ho fatto nuoto la Napoli Capri, si calmi, la prego, su! Duchessina! Ma che è di legno? Ma che è? Ma che è stato?
Buongiorno. I suoi vestiti, signor Conte. Dove mi trovo? Nella villa dei Duchi Isabello. L'hanno portata qui in stato di incoscienza questa notte dopo l'incidente al fiume. Sì! Sì, sì, è vero. Ora ricordo. Lasci pure lì, caro. Ma chi sarà questo eroe che ha rischiato la vita per salvare nostra figlia? Se mi permette, duchessa, è stata una grossa sciocchezza da parte di Elisa portarsi in casa quell'estraneo. Ma perché? Ma come perché? Ma che cosa ha fatto costui? Sei stata tu a salvarlo? Solo per caso, caro. Se no, lui avrebbe salvato me. Si è comportato da gentiluomo autentico. È sicuramente un nobile, un plebeo, è incapace di simili ardimenti. Papà ha ragione. Si vede subito la struttura dell'aristocratico. L'ho spogliato io il conte. È fatto proprio bene. Il profilo, le mani. Ma se hai calli? Calli? Da canottaggio, mi pare, ovvio. Vela, scherma, equitazione. Il callo fa lo sportman. Oh, caro, che buongiorno. Piacere vederla in piedi. Buongiorno. Mi consenta di stringere la mano di un valoroso. Sì. Io sono Luca Saverio Savelli dei Savelli. Salute. Donna Mafalda, mia moglie. La duchessina tanto Elisa, felice. Il duca Gualtiero, miei figli, e Lollo D'Alfieri, ovviamente marchese. Ashanti. Come sta? Ho bevuto tanta acqua che c'ho ancora mezzo tevere nel piloro, ma diciamo bene. Piuttosto mi fa molto piacere di vederla sana e salva. Il suo è stato un nobile gesto, Conte. Conte come, scusi? Conte? Ah, sì, Conte. Diciamo, Conte... Tacchia! L'ho sentita chiamare così ieri sera, ne vero? Hai indovinato? Io veramente mi chiamo Francesco Puricelli, genericamente... De Conti Tacchia, evidentemente. Sì. È tipico dell'antica nobiltà avere un doppio cognome, Tacchia Puricelli. Certo, Tacchia Puricelli, Puricelli Tacchia, lega. Allora vogliamo fare colazione? Facciamo colazione? Certo. Ma dove va, Conte? E siete qui, tra me e mamma. Grazie. E tu, Lollo? Grazie, mi astengo volentieri. Oh, oddio, si è fatto male, forse? Caro Conte, in confidenza, un bel pompelmo di primo mattino è proprio quello che ci vuole. Dice? Però, glielo fa lei a suo marito? Che cosa? Il... un pello? Ma no, cosa dice? A certe cose ci penso la cameriera, no? Oh, già è vero, che sbadato. Per certe cose le cameriere bisogna lasciarle perdere, non è vero? Quella che era con lei ieri sera era bellissima. Ma no, che c'entra? Quella non era una cameriera. È una mia vecchia conoscenza da infantile. Ci siamo incontrati per caso ieri. Tacchia... Tacchia dei conti di Monte Carlo? No, dei conti di Montefiascone. Sai, il mio papi è amatriciano. Di che schiatta? Schiatto, io sentirei qualcosa. E prega, non ho capito. No, diceva che hai di novità con te. Come la piccola Fossi del Balzo. Anche lei ha un castello in Sabina. No, ma Falda, quella è la zia Fiarengo. Ma no, zia. Della Serpieri, nipote e zia di Franceschino. Ma i Fiarengo si dividono in due rami, i Curzie e i Pierandrei. A grattachicca. Ci si vede domani sera alla première del circo di Istanbul. Istanbul? C'è una soirée di beneficenza, ci sarà tutta Roma. E vuole che manchi proprio io, duchessa? Bene, sarà un'occasione magnifica per incontrarci e per riprendere il discorso interrotto ieri sera. Io ci sarò. L'ovetto, buono! Finalmente. Qualcosa di concreto, perché fino adesso con la pappata siamo stati un po' scarsucci. Cosa fa? Nulla. Io l'ovetto lo mangio sempre così, col guscio, l'uovo, la cocca. Sì, sì, sì. Con tutto, con la coccia. Questo è il famoso uovo sfragnato con la coccia. L'uovo alla coccia. Dovevo tutti lavorare! Ma mi dio, dove sta? Ci voleva da una mano! È da stamattina che manca la bottega! Domando scusa a lor signori, in dove che dovressimo mettere questa prolunga? Dico, dovreste saperlo, no? Ma la metta là, in fila, insieme alle altre! Ah, oddio! Conte! Non si preoccupi, tu che sa. Quasi volevo spaventate. Provare il copricapo qui. Grazie, tante. Quella
vedo che si è tirata la maschera. No, sì. Vuole tirare di scherzo? No, non ci penso proprio. Sì, sì. No, 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 ma guardino che era solo per vedere come mi stava il coso. Mi faccia vedere come tira. Per lei questo è altro, con permesso, duchessa. Molto divertente. Sì. Vada. D'accordo, grazie. Da questa parte? Di qua? Bene, sì. Venga, venga. Chiedela. Che state facendo? Non vi pago mica per starvene seduti, eh? Dovete lavorare! E questa per lei è scherma, caro conte. Aia! Oh, aia! Ma ha beccato l'orecchio, ma beccato! Aia! Oh, Dio! Scusi! Che si è scosta la pedana che la dovevo sostituire? Ferma un po'! Belle ste scarpe, dali e qua da quelle del mio figlio. Quanto le ha pagate in Germania? Perché lei è tedesco, vero? Vai via! Scusi tanto, volevo fare un raffronto. Non trova di per favore. Metteteci qualche attacco. Ma via per favore. Scusi. Per mi scusi. Lasci stare, signore, faccia il suo lavoro. Conte, sotto questa base, la prego, Conte. Scusi, quando si troverebbe sto mobiletto da restaurare? Che gli ha pensato il vignolo pure a lei? Scusi, signor Barone. Dica, Duca! Dico, Duca. Insomma, in dove che starebbe? Ma proprio adesso doveva venire questo, guardate in che situazione mi trovo. Verde noi, vero? Da questa parte. Ecco, grazie. Ecco, è quello. Certo, è ridotto male assai. Qua bisogna rimpannucciarlo tutto, ci vorrà una spesa. Non importa, basta che il lavoro sia fatto bene. Lo portate via? Per forza. Ninetto, bambacione, forza, portamolo via. Piano con garbo, piano. Oh, mazza, che te fai? Senti un po', mi è parso di sentire come un gemito. Non ci sarà mica rimasto un gatto dentro. No, ma che dice? Vai, su, senti. Vai, vai. Piano! Dove dovevo andare? Piano, piano, piano. Signora? Oh, no, no, non ti sei fatto male. Buongiorno, eh. Sì, buongiorno. Fatto bua? Bua via. Oh. Adorato. Dove si è cacciato il conte Porricelli Tacchi? Non lo so. Forse avrà voluto evitare l'imbarazzo dei ringraziamenti. Già. Una discrezione da autentico gentiluomo. A Solalva, non potessimo far scivolare per le scale sto coso? C'è sta a far venire il pallone per quanto pesa, eh? Ah, che gioventù, siete più sfaticati dei figli. Vabbè, tanto dovevamo restaurare. Facciamolo scivolare con garbo. Zitti un po'. Hanno strillato, Sorarba. Sì, sì, è vero, hanno strillato, ho sentito pure io. Voi dicevo che dentro c'è doveva essere un gatto. Avanti, signori, avanti, che andiamo a incominciare lo spettacolo del circo di Istanbul. Venite avanti verso la cassa, signori. Accomodatevi al circo di Istanbul, potrete vedere gli animali feroci. Accomodatevi, accomodatevi. Un biglietto di prima fila, prego. La prima fila stasera costa cara, se torna domani costa la metà. Cassiere, lei si faccia i cassi suoi e mi dia un biglietto, vero? Imbecille. Averna, ma che è sta novità? E che ci fai qui dentro vestita tutta nuda? Mi guadagno il pane per la famiglia, perché io non ce l'ho un marito che mi mantiene e non so manco una nobile. Ah, ridaglie. Mi dia il biglietto, per favore. Una lira e venti. Sì? Ah, ma siamo sicuri che questo biglietto è di rango aristocratico come quello che comprano i veri signori? Sì, è uno di quelli. Te vogliono mettere sede vicino a qua, Zozzona, che è entrata prima. Sì, perché? C'è qualche elemento che ostacola il progetto? Buffone. Ma io che te ne vai, sennò trascendo e perdo il posto. Che è meglio. E mi dia anche un'occhiata al velocipede. Bagliadera. Bueno. Marchese? Ah! Duchessina? Buonasera.
come promesso. Duca zio. Quella dove ci sei buttato. Ma nella gabbia del leone non ce l'hai il coraggio d'annacce. Invece ci vado, sì che ci vado. Vuoi vedere che ci vado? Fatevi avanti, signori! Dimostrate il vostro coraggio! Lollo, fammi rivedere. È la tua grande occasione. No, dico, ti pare elegante. Per denaro. Ah, sì? Possibile che non ci sia nessuno tra il pubblico che vuole sfidare il leone? Avanti! Chi è l'audace che vuole entrare nella gabbia? Ah. Mi è caduto il guanto. Lollo, me lo raccogli, per favore. Ah. Amore, non ricominciamo con le solite cazzate. Allora, chi vuol venire? Vengo io. Bene, signore, bene. E se permette, duchessina, gli vado a raccogliere pure il guanto. Onestamente. Vado e tu. Un applauso al coraggioso. Vamo di nuovo. Apri su me. Chieto, Ullo. Chiudi, chiudi, se no scappa per le uni. Bestia, tutta sua. Sì, e io m'avvio. Calmi, non ci agitiamo, calmi, calmi. Oh, si ne ha ammazzato. È nervoso perché non se l'aspettava. Adesso vado. Sempre avuto disposizione per l'animale. Pensi che da ragazzino allenavo i bagarozzi? Signore, gonne da chia. Davvero? Mi pardon. Sì? Dimenticare il premio. Che no, non l'ho fatto per denaro. Come dice il poeta, il valore premia a se medesimo. Ti devolvo la somma. Tornaci a casa, amore. Qui per te fa freddo. Grazie, signore. Grazie. Lei ha la sua carrozza, conte? No, veramente io questa sera sono sortito con il velocipede. Oddio, mi hanno fregato la bicicletta! Oh, che sbadato. L'avevano solo cambiata di posto. Se vuole, duchessina, gli do un passaggio. La porto in canna. In canna? Gradisce? Elisa, vogliamo andare? No, aspetta, aspetta. Ah, oh, ma che splendida idea. Non sono mai stata su una bicicletta. No? Ma le pensa che mi reggerà? Non si preoccupi. È una canna robusta. Regge, regge. Prego. Ma dico, non vorrei veramente... Certo che voglio. Lollo caro, non sarei mica geloso della canna del conte? Marchese. E vai? Vai pure, vai. Cosa vuoi che me ne freghi a me? Vai pure con questo conte di quart'ordine. Questo conte dei miei stivali. Ma quale conte? Quale conte? Quello va preso per i fondelli a tutti.
Mi viene da ride, che conobile! Lui è il fio del falegname, de Mastro Alvaro Puricelli! Eccoci arrivati! Sa tu che sina che lei è una farsa magra? E lei? Lei è il primo uomo che dopo una passeggiata romantica sotto la luna non mi invita nella sua garçonnière. Ma veramente io nella mia garçonnière c'ho il falegname? Oh, pardon, volevo dire che mi stanno rifacendo la mobilia. Arrivederla, Conte. E mi ricordi qualche volta? Ma perché limitarsi al ricordo? Sappi, Duchessina, che a me il ricordo tuo di te, il ricordo di te in fondo non mi basta più. Io te voglio in carne e ossa, soprattutto in carne, Elisa. Io stasera sono già stata sua. Quando? Ebbene, stasera, quando l'ho vista entrare impavido nella gabbia dei leoni, e ho pensato... E ho pensato che lo faceva per me. Sì, Elisa. Ebbene, io ho provato una sensazione dolce e tremenda. E mi sono eccitata tutta. Bella Peppa! Capisce cosa intendo? Sì. L'eccitazione. Capisco. Sa cos'è? Ecco! Sento che anche lei è come me. Sì. Lo sento, che lo capisco. Lo sento. Sì, comincio a capire, Elisa. Capisco. Ma che fai, Elisa? Fammi finire, capì? Elisa, io te voglio adesso. Mi lasci, io te voglio ardo dal desiderio, ti desidero, cosa Elisa. Fa? Mi vuole violentare? E anche se fosse. Ma lei è un pazzo! Elisa! No! Elisa, aspetta! Elisa! Aglio, che botta di mortacci! Conte d'Acchia! Chi è? Ce l'avevo Francesco Puricelli detto pure il Conte d'Acchia! Sì, perché? Dovete venire con noi al commissariato. Ma che ho fatto? Primo, ha messo la bomba di carta al Vittoriano. E poi voleva richiudere la breccia e porta via. Ma chi io? Il principe Torquato. Succede così ogni volta che si embriaca. L'avevo portata al commissariato e ha chiesto di voi. Come al solito. L'onore delle armi! Quante volte ve lo devo dire? Voglio il rispetto che mi è dovuto, voglio l'onore delle armi! Mi pare giusto, state calmo. Ma io per me lo rilascio pure. Sì. Ma qui c'è stato pagato 84 lire di danni. Sì. 84 ciufoli, ma un patrizio romano non c'ha tasche. Vabbè, ce l'ho io, non vi preoccupate, sor delegato. Paga. Sì. Segna tutto, poi fa tutto un conto. Apri! 84 lire, ammazza, caspita, la rinascita. Brutti, prebè. Ecco. Namo, principe, scusate il disturbo, se sì, dovete qua un torto, senza l'onore delle armi. Vedete te. Avanti. Vabbè, l'onore delle armi, Namo. Forza, scattare. Va bene, riposo, uscite fuori. Potete mannare? Porta la mia. Porta la mia. Dai. Boh. Pure in vetrino, vedete, Arci Spadano. Quello te ha fregato per fregnone di Garibaldi, ma a me non mi frega. Calma. Prima! Ma vedi questa ogni volta che sembra che è matto, Dodi. Che faccio, pago? Ma vattene via, va! Paga! Ma ce lo sai che con sta frescura mi sta a passare la sbornia? Meno male. Tutta colpa di quei mezzi svizzeri burini per scordare l'obbrobri che hanno fatto a Roma. Scusatemi, principe, non vorrei, ma voi parlate sempre male di tutti. Ma chi vi sta bene? A me non mi sta bene nessuno, ma per forza, perché in quanto di aristocrazia primaria io sono il prius, vengo prima. Dico, li so io, servo ognuno, sono nobiltà terziaria, no? Terziaria? Mi pare. Una roba di terza categoria. E mi meraviglio molto. E ce fanno pure le sorelle. Ma perché gli italiani sono bozzoni, abbozzano sempre, se no sai da quanto l'hanno via del carci in culo. E insomma, il principio è questo, che ecco, lo spiego per l'ultima volta a pizza l'orecchio. Ma orta per tu. Il nobile è fondato sul prius. Non hai capito niente. Come non credo? La vedi sta pietra, via qua. La vedo sì. È vecchia? È un rudere. Prendi qua. È vecchia! Ma io vengo prima. Io sono prius, io sono antico. Ma che mi vorreste dire, principe? Dico, voi quant'anni ce potete avere? 90. Dico, sta pietra ce n'ha 2000. E nonostante tutto mi volete far credere che voi siete più vecchio di sta pietra. Ma tu l'hai conosciuto mai, il nonno del nonno del nonno del nonno del nonno del nonno? No. Perché sei plebeo, non fai testo. Questa è la differenza.
mentre io so 70-80 generazioni che riconosco, che mi conosco, questa di Fresno. Ammazza. Hai capito adesso? Perché non sono monarchico, ma sono repubblicano io. Sarebbe a di? Sarebbe a di l'antica Repubblica di Roma! De Silla! De Appio Claudio! Le antiche acque minerali. Sì, vabbè, sì. Però, principe, ci avete ragione. Mi piacete molto come parlate bene, ci avete il Prius. Sì, sì, però ormai è finita. C'è stato il Prius. Ma non ci sarà mai il Posterius. C'ho manco un discendente io. Beh, non si può mai sapere. No, va. Andiamo a dormire, che è meglio. Te ci vai a dormire. Io voglio andare a romper cazzo al Quirinale! No, per carità, principe, andiamo a dormire. Noi siamo servitori della a casa, non potete. Per fatto, principe, che voi bagnate troppo. Vengo orfate. Troppo pane, troppa minestra, troppo vino. Ma di Carmelo, avete preso un po' di bicarbonato? Avete preso? Non avete rintronato? Allì. Fate una bella dormita, ecco, e domani non ci vede più niente. Ecco. Qui si sfascia tutto, proprio ci devo mettere una bella tacchia. Ecco. Buonanotte. Papà. Roma è una città volgare e corrotta e la sua aristocrazia è cialtrona e vile. Se ne approfitta perché sta lontano a Parigi. Osso la dessi fra le mani. Aspetta, aspetta, caro, dice ancora Tom Hague, sono così sicuro di quello che affermo che sono pronto a battermi in duello con chiunque dei nobili romani sia proposi e accetti la mia sfida. Ma sono sicuro che nessuno di quei poltroni si farà avanti. È inaudito. Ma come si permette questo miserabile? Ma chi si crede di essere? Tom Hague è il più abile spadaccino di Francia. Abilissimo nella spada e nella pistola. Ha fatto 182 duelli e tutti vittoriosi. L'ultimo con un lord scozzese, un duello all'ultimo sangue con un cesto di bombe a mano. Del lord scozzese non si è trovata più alcuna traccia. Avessi ancora l'età per dare una lezione a questo francese. Provo invidia per chi avrà l'onore e il privilegio di battersi contro questo signor Tom Hague. Non chiederei di meglio, caro duca, ma una noiosa otite altera il mio senso dell'equilibrio e allora... Io sono in lutto stretto. Io ho mamma che soffre di cuore. Ogni emozione le sarebbe fatale. Come pubblico ufficiale purtroppo non posso battermi. Papà, io ho proprio paura. Mi è venuta un'idea. Presto, carta e penna. Che cosa vuoi fare, Lollo? Un telegramma a Parigi, a Tom Hague. Signore, lei è un buffone. Si consideri schiaffeggiato. Stop. Idea favolosa, gli manderemo un bel telegramma anonimo. No, cari amici. Qua a Roma c'è un giovane nobile capace di affrontare anche i leoni. Sarà lui che sottoscriverà questo telegramma accettando la sfida di Tom Hague. Firmato Conte Taglia. Edizione straordinaria, edizione straordinaria. Sensazionale rivelazione sul duello fra il nobile italiano e quello francese. Il conte che raccolta la sfida è un falegname romano. Edizione straordinaria. E pensare che lo abbiamo pure ricevuto in casa. Fingeremo di ignorare tutto. Anzi, sapete che vi dico? Lollo, tu e Gualtiero mi farete da padrini. Francese, grande spadaccino.
Poi mi spiegherai che io non ci sto a capire più niente, vero? Che è tutto sto casino? Ah, papi, sarà un errore del giornale. I giornali sono pieni di sbagli. Sarà un interscambio di persone. Ma io sono preoccupato, qua sta a parlare proprio di te. Ah, papi, ribadisco il concetto. Che io sono conte? Che sono figlio d'un conte? No, io sono un figlio d'un falegname. Quindi a me di questo duello non me ne rifrega niente. Io sono figlio tuo, punto e basta, non ne parliamo più. Tu sei mio figlio solo quando ti fa comodo. Ecco. Buonasera. Scusi, per caso il cosiddetto conte Tacchia è lei? No, io non so il conte. Io so il padre, è il padre del figlio, che sarebbe il conte. Senti un po'. Che c'è? Che desiderano? Lei è Puricelli Francesco di Alvaro? Sì, anagraficamente parlando. Dovrebbe seguirci a Palazzo Reale. Ma che è, uno scherzo? Forse non sarà mica per qua la persiana. No, Sua Maestà Vittorio Emanuele III, re d'Italia, desidera conoscerla personalmente e la invita quindi al Quirinale. Che c'ha suo figlio? Si sente male? Quale figlio? È con permesso? C'è nessuno in reggia? Lo dicevo io che era fuori squadro. Soppica, qui c'è una tacchietta. Ecco, vediamo un po'. Mossi, tiè. Italiani? Vi parla Sua Maestà Tacchia Primo? Mannaggia, mi farei vedere a tutti quanti. Lavora! Dovete lavorare! Buonanotte! No. Ere! Scusi, maestà! Scusi. Non si preoccupi, non mi sono fatto niente. Non mi sono fatto niente. Buongiorno. Vuol prendere lei il mio posto? No, per carità, maestà, non mi permetterei io. Ma cosa fa lì in basso? È che, sa, sta con lei, mi viene istintivo. Si alzi, su, si rizzi? Ma ha detto lei, Mi alzo? Grazie, maestà, grazie. Beh, così era. Giovanotto, quello che ha fatto lei è gravissimo. Ma io, maestà, se lei si riferisce ai discorsi del principe Torquato, io gli dico che non condivido l'idea del suddetto principe, ma pensando che lei è un piemontese, quindi persona spiritosa, io mi sono permesso, ma così, vero? Senza... Non l'ho fatto chiamare qui per questo. Scusi la cassetta, lì. E neanche per aggiustare il cadregone. Ma... Coraceri. Ma la chieta... È il messaggero. Leggo testualmente. Sembra che il cosiddetto conte Tacchia, al secolo Francesco Puricelli, abbia dichiarato che lui con la sfida italo-francese non c'entra niente. Lo sa come definirei questo suo atteggiamento? Codarderia bella e buona. Lei è un gran codardo, eh? Veramente, maestà, io sono falegname. C'ho pure il cappello, c'ho... La notizia ormai ha fatto il giro di Roma. Sta diventando di dominio pubblico. Se arriva a Parigi, ma che figura ci fa l'Italia? Noi abbiamo una dignità da difendere. È giusto, maestà. La dignità innanzitutto. Su lei è riposto l'onore dell'Italia. Maestà, è sicuro che non mi confonde con la Marmora? No, perché io, se si tratta dell'onore della patria, io sto duello lo faccio, mi faccio pure ammazzare. Ma non lo posso fare anche volendo, perché io non so un conte vero. Io so conte Peride, per finta. È un soprannome il mio, ha capito? Oh! In che... ginocchio! Che, me volete ammazzare? Silenzio! Sì, scusi. Io, Vittorio Emanuele III, re d'Italia, eccetera, eccetera,
ti nomino motu proprio conte. Ora lei è veramente un nobile. Neanche è contento? Porca madosca, maestà! Ma che mi ha fatto conte sul serio? Il sogno s'avvera, diventa realtà. Forza, sua moglie! Mi scusi, maestà, se non riesco a trattenere l'emozione. Il brevetto con lo stemma glielo faccio recapitare a casa. Sì, quando è comodo, maestà, non ci disturbi. E in bocca al lupo, né? In bocca al lupo perché? Ma per il duello, no? Il duello? Ah, già. Mi perdoni, maestà, era talmente l'entusiasmo per la contea che mi ha dato che mi sa dimenticare che devo far duello. Non avrà mica paura. Io ho paura, maestà. Ma sa quanti me ne magno io di sti francesi? Bene. Perché il francese, a quanto mi dicono, è terribile. Aie. Checco, tu non c'hai scampo. Tu puoi solo scegliere l'arma della carneficina. O spada o sciabola. Questo prescrive il codice Gelli. E chi è sto Gelli? Gran figlio della mignota. Buono sto io. Hai capito? Questo sta con piede nella fossa e manco ce lo sa. Senta, sor principe, scusi tanto, una domanda. Ma se il francese lo manda, come si dice? All'Arbeli Pizzuti, sì. Sì, insomma, insomma, se mi fio, stira i garzini. Benissimo. Il conte divento io. Ah no, ma papà, è falla finita. Mo te metti pure te a fogliellatore. E si buono. Insomma, mo adoresti aver capito. Se il duello si svolge secondo le regole, non c'hai scampo. Non c'hai scampo, sei fatto. D'altronde, come l'esperienza ci insegna, un colpo risolutore si può sempre trovare. E il colpo meglio di tutti rimane sempre il colpo. E il principe così carinamente, devo la far capire che a te te può salvare solamente... E il bucio di culo, ho capito. Hai capito chi li fa fare i due nel storino? Ai falegnami. Roba la mazza. Sor principe. Buongiorno, sor principe. Vabbè. A parte che sti duelli sono proprio io una fregnaccia. Ma... Signor principe. Ehi, Fernanda, che c'è? Perdoni l'ardire del disturbo, ma io dovevo parlare assolutamente. Dimmi, dimmi. C'ho terrore, c'ho paura per Checco. Ti capisco. Il francese è proprio tosto. Ma c'è qualche speranza? Non si può mai sapere. Checco può emigrare, se può impiccare. Il francese può andare sotto una carrozza. Insomma, se ti raccomandi l'anima a San Gregorio... La piccoletta, gli vuoi proprio bene a quel frescone, eh? E allora te voglio dire una cosa. Checco se può salvare solo non facendolo sto duello. Datte da fare, vedrai che la trovi una soluzione. Che te devo dire? Il duello è domattina. Domattina alle 6. Hai capito? Sì, mi sa che ho capito. Meno male. Va, va. Sei pure una bella pallocchetta. Datta da fare. Va, va. Questi sì che sono quarti di nobiltà. Vabbè. Col sistema degli sigari sotto la scelle, tu nonno si salvò da Garibardi Argenigolo e io da Libersaglieri a Portavia. Col febbrone alto non te può di niente nessuno, sei più che giustificato se al duello non te presenti. Chi è sottoscani? Sei sicuro che fanno venire la febbre? Te viene, piuttosto l'acqua, hai masticati bene. E come no? Tieni, l'altro po' mi vengono i sognati di vomito. Beh, io faccio un salto su dal principe a finire un lavoretto. Ma che devi fare? A proposito, Fernanda mi ha domandato se stavi a bottega. Te che gli hai detto? Che c'è stato? Fernanda. Fernanda mia. Se ci fossi almeno tu, in questo momento supremo di dolore,
Ah, Fernà, dove stai, Fernà? A che? Sto qua. Dove stai? Sto qua. Ciao, Fernà. È parecchio che non ci vediamo, eh? Mamma mia, c'hai una faccia. Oh, guarda che se sei venuta a sfotto non è aria, eh? Senti, Checco. Malgrado tutte le cattiverie che mi hai fatto, non me va che vai a fatte sbudellare da quel francese. Te voglio dare una mano. No, scusa. No. Non ho capito, fammi capire. Ma che tu niente stai a pensare che io me la sto a far sotto per sto duello? Non ci avresti manco torto. E magari vorresti suggerirmi che io dovrei cercare di far di tutto per squagliarmela? Beh, non sarebbe mica una cattiva idea. Perché tu in fondo saresti convinta che io non c'ho il cuore da andare a fare duello con quello stronzo de francese? E mi pare umano. E c'hai ragione. Ma io non so umano, hai capito? Io so io. E basta. Che vorresti dire? Che io sto duello lo faccio. Perché adesso io sono un nobile vero, nominato da re. Hai capito? E allora, Fernà, cerca di andartene perché io c'ho da lavorare. Lavora! Devo lavorare! Beh? Mannaggia, zozza, mannaggia a me, che stronzo che sono stato. Ma perché non mi sto mai zitto? Ma chi mi ha fatto? Ma mannaggia. Checco. Ti piacciono ancora i baci miei? Ammazza, Fernà. Arrivamoci. Insomma, mi vuoi sempre? È certo che te voglio. Bella, bella, unico amore della vita mia sei. Amore mio, amore mio. E vabbè, così. Allora te la do. Prego. Ho deciso che voglio fare l'amore con te. Fernà, ammazza come sei gagliarda. Bella, te che come. Non qui e non adesso. Ma come, Fernà? Prima sì, poi no. Io non ci sto a capire più niente. Che me fai, la doccia scozzese? A che ora è il duello? Domani mattina alle 6 in punto. Perché? E io domattina alle 6 in punto faccio l'amore con te, lo giuro. Fernà. Se io domattina non mi presento, perdo l'onore. Eppure io l'ho aperto, Checco. Così se famo compagnia. Stanotte vado a dormire in terrazzo. T'aspetto, alle 6 in punto. Fernanda, sono venuto. Sei contenta? Ma com'è che è tanto buio ancora ai 6 di mattina? C'è il cielo coperto. Minaccia pioggia. Lo senti? Batte le 6. Lo sai? Che quando suonano le campane di Roma parlano.
No, non lo sapevo. E che dicono? Questa dice: te voglio bene, te voglio bene, te voglio bene, te voglio bene, tesoro mio. Amore, c'ho un po' di paura. E di che, tesoro? Non ti preoccupare, fidati. E vabbè, allora vi fido. Mattina sto campanile sono alle 8. Ma quale 8? Sono le 6 spaccate. Non capisco, in 200 anni è andato sempre bene. Ma non sarà mica un miracolo. Ma quale miracolo, signore? Quello è stato qualche fio della buona donna che l'ha spostata avanti. Che so quelli? Sì. Ma che se stanno a complottare? Niente, le formalità, no? Primo sangue, ultimo sangue. Adressa del cilindro, mi pare una cornacchia. Con rispetto parlando, dico, ma avete dato un cappellone, c'avete una capoccia fuori misura, altezza. Vuoi mangiare una cosa? Un carzone, un supplì, lo vuoi? No, grazie, non c'ho appetito io. E che vai a fare? Il duello stomaco vuoto. Ma te fa pure male. Alvaro, un bel filetto di baccalà, lo gradito. A quest'ora? Lo gradisce, via. Senti, buono, no? Mi fanno cenno d'annare. A che aspetti, va? Vuoi un cannolo alla crema? Preferisco un altro filetto di baccalà. Ah, ti è piaciuto? E perché no? Beh, ci siamo. Io vado. Vai? Se te dico va, tranquillo vai. Se te lo dice il principe. Vado tranquillo. Vado? Vai, Checco. Famoso pure un goccetto di passito di palestrina che de mattina è la mano santa, senti. Tomeco. E che me frega a me? Per me ho lui un altro. Ma regge tu, eh? Ce fa pure il patriottico. Si è portato le camicie tricolori. No, caro Conte. Sono i cambi in caso di interruzione. Se non riesce a farcela al primo scontro con la bianca, si mette la blu. E se arriva a indossare anche la rossa, allora veramente vuol dire che non c'è più scampo. La celebre chemise di massacre. Camicia da massacro. Io invece con questa ci faccio tutto. Beh, vogliamo cominciare? Buongiorno. La manica. Puricelli, piaceri. No, Conte. La manica della camicia. Per lo scontro. Ah, scusi, se. Apri la porta. C'è un'altra camicia per il Conte Tacchi, eh? Possibilmente senza manica. Tanto la manica ce l'ho, è inutile. Però io potevamo pure di, poro fietto. Checco è troppo orgoglioso per accettare sti impicci. Famo una sorpresa. Bene, sì. Senti. A voi la scelta delle armi. Prego. Sì. Dunque. Ma cosa fa? Sto a scegliere. Stavo a soppesare. Scelgo questa. In guardia, signori. Sì. Ma che se ne due? Ah. Pronti? Sì. A voi! Ehi!
ci divertiremo un pochino. Ah sì? La sai quella del matto? Non la conosco. È questa qua. Tiè, beccate questa, tiè. Tiè. E se ci avessi un trattore te farei prevede io. Tiè. 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 Oh, oh, basta, oh, signor Conte. Che cazzo? Spinieri mortacci tua. Beccate sto pendente. Signori, fare chiudesa! Signori, rispettate il codice di cavalleria! Principe, mi pare che non si mette tanto bene. Mi pare pure a me. Sto francese gli è giù, eh? Mena come un matto. Che volevo fare? Che volevo fare? Intervenimo? Intervenimo? Vabbè, finimo se sto goccetto intanto. Sì, prima un goccetto, no, principe. Non giurebbe. Diretto, vai! Per vieni con la forza pubblica, avanti, mi rialimenta dei baffi! Prima, prima che l'accoppino, forza, correte! In nome della legge, vai! Polizia, fermi tutti, siete in arresto! Non segnate le guardie! Fermi io fido! Io presto, la macchina! Non è bene perché è intervenuta la polizia, eh! Tra due riprese eri morto! Accettiamoli, chiamiamoli tutti! E noi andiamo a casa! Chauffeur, metti in mano, andiamoci! Ferma, ferma, polizia! Via il numero! Via, via, dall'altra parte, se no arrestano, via! È proibito, via! Bisogna andare via! Sì, mangiamo una cosa. E adesso che succede? Succede che dobbiamo trovare un posto dove quei maledetti poliziotti non ci raggiungano. Per Diana. Ma lo sa che mi dispiace pure a me? Io ci cominciavo più a gusto. Hop. Ho già capito tutto io, queste spadate. Per meglio spadaccino da braccio! Ferma, dire tu! Polizia! Polizia, fermi! Fermi, fermatevi tutti! Ma che? Ma che cazzo? Non sa per fare un guai, non sa qua! No, scusate! Tutti! Fermatevi! Corri, corri a vada! Vai dall'altra parte, non fermi! Faccia tu occhi così a barbetta! Avete qua! Avete qua! A me sa che c'hai paura! Sei te che fai la spia alla polizia dei posti in dove andiamo! Marchese, questo ameno luogo sembra mi adatto al continuo della disfida. Ferma un po'! Ma dire tu, qui mi pare che ci siamo. Sì, sì, qui va bene. Viaggio a francese che mossa famo due risate. Oh, qui pare proprio l'arena del massacro. E mette la camicia rossa che è quella blu, già mi ha rotto i coglioni. Ma insomma sei secco, pare una radiografia. Dai, Adomago, famola finita. Quanto cazzo sono nati questi? Oh, a detta il principe, non gliela faccio più. Non gliela faccio più! Devi pedala! Dovevo pedala! Oddio, che fai? Questa volta il povero Conte è spazzato. Adesso ti farò vedere io a te, piccolo italiano di merda! Ma non è regolare! Non c'è bisogno di lei! Oh, lo distruggo! Non si prego. Lollo, credi veramente che lo massacrerà? Io odio il sangue! Allora è meglio che non guardi. Aselle Rocce, sai giocare a Nizza! Beccate questa! Putain de merde! Putain de merde, petit con titania! Arrendi! Je vais te faire voir! Dillo! Guarda in mano ferma che c'ho, tiè! Dopo la decima portata, trovi il coraggio di dirle... Dimmi! Ma cerchiato che c'è ora a parlare. Trovi il coraggio di dirle che mangià con lei è proprio un grande onore. Boh! Basta, un po' di formaggio. Mangia il pezzetto di formaggio. Invece so io che t'ammiro, perché... Lei vuoi così alto logato?
E io così. Così basso locato. Chi ce frega? Ma che c'è importa? Se lo sterdino ci ha messo l'acqua. E noi è vivo. E noi è famo. Se famo un altro spaghettino aglio e olio. Leggero, leggero. Ce stai? E perché no? Fermati, fermati! Scappi, eh? Vuoi che c'hai paura, sì? T'acchiappo, te faccio vedere. Che sto senza? Chi lo sa? Vogliamo vedere? Merda! Salò! Salò d'Italia! Salò d'Italia de merda! Où t'es-tu caché, espèce de connard? Où es-tu? Francese, che me cercavi? Ah, sei lì! Sto qua sì, dai, eh! E vieni, non fai ragazzino, forza! Maintenant c'est fini la plaisanterie! Che te sei fatto male? Non lo potevi dire che volevi entrare, ti aprivo, guarda, ti apro! Ah, Francese, allora dico, volevo strigno questo massacro, eh? Dai, eh? Ti faccio vedere, te italiano sì. Di merda! Vieni! Vieni, sì, sì, fammi! Stavolta ti distruggo! Allora, foda la patria! Morta chi tu è! Dai, zucche rosso! Aiuto! Aiuto! Fratelli d'Italia! A francese! Ma che ecco! Che avevamo fatto? Avevamo vinto! Forza Italia! Valla a dire a mio padre! Valla a avvisare al principe! Avevamo vinto! Forza Italia! Sor Vero, Sor Principe, avevamo vinto! Sor Principe, a Sor Arfà, la Francia ha perso! Avevamo vinto, Forza Italia! Abbiamo vinto! Sor Principe, Sor Arfà! Checco, tu forse immagini perché ti ho fatto chiamare? Beh, per il testamento di papà. No, i testamenti dei papà. Come?
Già, perché pare che i padri siano due. Il primo, Pulicelli Alvaro, ti lascia casa, bottega e 375 marenghi d'oro, pari al dire 32.000. Complimenti, si faceva pagare bene il sor Alvaro. Inoltre il principe Terenzi, con atto da me legalizzato, t'affiglia e te ti lascia tutto. Tutto? E il titolo, il palazzo, i beni di famiglia? Tutto, tutto. Il titolo, il palazzo, i debiti di famiglia che sono tanti, eppure questa lettera che è indirizzata a te. Una lettera? Una lettera. Del principe. Carissimo Checco, vorrei poter dire carissimo figlio mio, ma non posso, perché tua madre Rosetta, a me che ci provavo ogni volta che la vedevo, m'ha sempre mandato in bianco. Mi dispiace darti questa delusione. Mi sarebbe piaciuto avere un figlio come te, tanto che insieme ai debiti te lascio tutti i titoli miei. Tu adesso sei patrizio romano e aristocratico vero. E in un mondo dove i titoli nobiliari in genere sono stati conquistati rubando, ammazzando e smignottando, ti potrai vantare di esserti guadagnato la corona con l'amore, volendo bene per tanti anni a un vecchio matto come me. Virilmente tuo, Torquato II, principe del Sacro Romano Impero. Ah, post scriptum. Ricordate sempre che il nonno del nonno del nonno del nonno del nonno di qualsiasi nonno nobile, prima di essere nominato nobile, era solo uno stronzo come l'altro. Sei sicuro che l'invito l'hanno ricevuto tutti? Ma che sta a scherzare? Mi sono fatto 250 palazzi, tutta la nobiltà romana, porta per porta, eh? Ancora mi fumano i piedi. A Checco, mi sa tanto che qui non vi è più nessuno, eh? È certo che è proprio un peccato, eh? No, dicevo che è proprio un peccato sprecare tutto sto ben di Dio. E a me me lo dici? Mi è costato quasi mezza eredità. Appunto te l'ho detto. Chi t'ha fatto fa? Picciate per te, che c'ho la suocera in casa, mo? Oddio, che è? Che è? Che è? Aninè, che fai, l'imbecille? È il telefono, quando suona non è rotto, vuol dire che devi rispondere. Chi è? Chi parla? No, però di Dio, ma chi è il telefono? No, io sono Ninetto. No, anzi, Conte d'Acchia. No, volevo dire che... Chi parla del... Ma che stai a dire? Chi è che parla dall'altra parte del capo del telefono?
Le parlo a nome di tutti i soci del circolo araldico. Abbiamo ricevuto questo invito. Le signorie loro sono invitate alla festa di Don Francesco Puricelli, principe de Terenzi, signore del Palincetto. È l'invito che abbiamo mandato io. Barone di Fossoncrone, duca di Bisanzio. Assistente del Sacro Soglio, duca dei Castelli di Albano. Ma accidenti, c'ha più titoli lei che il messaggero. Però si è dimenticato del più bello, Conte Tacchia. Chissà che bella gente che ci sarà a casa sua. È venuta anche sua maestà. Osequi, Conte Tacchia. A proposito, è vero che qui a Roma il suo nome fa rima con Pernacchia? Sì, allora si becchi questa. Adicco, non t'abbia. Che te frega per così poco? Lasciami perdere, Nini. Che c'ho tanto di quel veleno in corpo che se sputo per terra buca il pavimento. Porcata. Anzi, lo sai che ti dico? Va a preparare la carrozza, che poi dopo s'andiamo a divertir noi. Vabbè. E fa salire su tutti. Dichiaro aperti i festeggiamenti. A bamba show! Fa venire su tutti. Dichiaro aperti i festeggiamenti. Allegria, se magna! Offre il conte d'acqua! Oh, namo, salite, se magna gratis! Vai, bocca, forza! Forza! In cima alle scale! Andiamo! Meglio da così. Apri, schiavo. Scusate, signori, ma l'ingresso al circolo è riservato ai soli nobili. Che ha detto? Che può entrare solo i nobili. Ma lo sai per chi so io? Io sono il conte Francesco Puricelli, principe dei Terenzi, assistente al Sacro Soglio, signore di Paliceto e patrizio romano. Ah, basta? Certo, signore. Bene. Perché sennò c'è stava pure un vaffanculo. Opri. Su, credeva. Non mi tocca. Vado da solo. Guarda chi c'è. Il signor ovviamente marchese. Duchessina. Ninetto? C'è il signor ovviamente marchese. Provvedo subito. Mi dispiace, signor Marchese, che lei non è venuto alla mia bella festa. Qui c'erano dei cibi e dei dolci veramente squisiti, per palati delicati. E visto che l'ho incontrato, gliene voglio far assaggiare uno. Grazie, caro. Io mi asterrei volentieri. Non se può! E non lo assaggi, perché potrebbe anche non essere cioccolata. Oh, che schifo! Che è? È cacao. Chi chiede il banco, signori? Chi chiede il banco? Banco 50. Buonasera! Chi copre il banco, signori? Brindo! All'ammissione spontanea del sottoscritto Conte Tacchia in questo rispettabile circolo nobiliare. Ma è ubriaco. Come si permette? Ma è inaudito. Ho gradito. Continuate pure, fate come se io non ci fossi. Faccia come avete sempre fatto fino adesso. Non vi preoccupate. Scusate tanto. Ammazza che cucuzza pelata. Pure mia nonna c'ha una pelata così, se non fosse stato per il zinna la piavano per nome. Che è una tombolata? Chi chiede banco? Chi dice banco? Dice. Nessuno chiede banco? Chi chiama banco? O chiamo io banco? Banco! Che c'ho a chiamare banco? Banco! Non fatti tanti dei banchi in vita mia!
A un quanto si giocava? Dai. 10. 10, signore. Così poco? Io allora dico 100. Wow. 100. Coppe il banco, signore. Che è poco? Sì, 100. Va bene, 100. 100. 100 coperto, signore. Dai, io pure. A lei le carte. Che dove? Dare le carte, signore. Ma scusate, ma chi è il cartaro qua? Io. E allora dai le carte, che messa rompe? Subito. Prego. Prego. Me ne spillo bene, me ne spillo bene. Sciostri. Otto. Porca zozzo, ho sballato di mortacci. Questo signore non è 7,5. Esce me. Le figure valgono 0. Il 9 vince, lei ha vinto 100.000 lire, signore. Oddio. Ho vinto 100.000 lire. 100.000 lire. Allora, non erano 100 lire. Ammazzo, come sono fuori. Pago la bella a tutti stasera. Bella pennelletta. Ah, dai, che stasera mi dice bene. Yeah. Arenci un po' che me voglio scatenare. Me voglio giocare tutto. Tocca a lei. Me gioco tutto. Brava che mi ha lasciato il posto, va. Tocca a lei, signore. Cosa fa, signore? Mi gioco tutto, tutto. 200.000 banco, signori. Io rispondo di 100. Chi copre 200.000 banco? 150 coperto. Prego. 50. 170. Ah no, Billy. 190. 200.000 banco coperto. Io offro di più. Le spulichio io stasera. Vorrei le carte? Le do sempre io. Prego, signore. A lei? A lei? Che capo. Sette. E che cazzo? Le figure non valgono. Non valgo, signore, le figure. E beh, allora... Lei ha diritto a un'altra carta, però. E dammi la carta, mi sta a far aspettare. A lei. Grattata pure via. Che sei pure contento. Forza, 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 no, figli. Prego, signore, prego. Il conte d'acchia non si batte, ogni botte ne d'acchia. Guarda, cosa sa faccia. Ma rigioco tutto. Tutto. 400.000 lire, signori. 400.000 lire al banco, signori. 400. 150. Fate gioco, signori. Fate gioco. 280. Sì. 250. 280. 280. 400. Il banco coperto. Servo sempre io, signori. E servi? A lei, signore. A lei. Caro Duca. Vince poco da fare. Chi è? 9. Vince ancora il banco. Banco! Prego, signore. Che fa, Duca? Se ne va proprio sul più bello, c'ha paura. Duca, io? Si ricordi che l'ha voluto lei. Chiedo credito. Prego, 2 milioni. Per l'esempio io. Grazie, monsieur. Il banco dice 1 milione, conte Tacchia. E il conte Tacchia dice chi se ne frega. Che? Gomi. Dai, sapò. Prego. Ridi su casa. No! $6.475.000, signor Duca. Sì. Oh, sta bene. Pensa bene. Un esempio a ieri. Signor Duca, se va a favore, faccio complimenti, eh. Tanto pago tutto io. Grazie. Buongiorno. Che c'è? Il principe conte Francesco Puricelli de Terenzi presenta i suoi omaggi alla signorina Toccacieli Fernanda. E questo fa parte del mazzo. Apri solo Fernanda. È de Bulgari, eh?
e sotto i fiori ci stanno pure le banane. Non ha gradito. È che non lo vedi? Fernanda? Chiamacela pure. Ah, Fernà! Chi è? No, no! Ah, Fernà, guarda che sono venuto con intenzioni serie a chiedere la tua mano. Aspetta. Ho detto la mano, non è banane. Ah, Fernà, te voglio sposare. Pensa, te faccio contessa. Chi è? Ripigliatelo. Anello dei Bulgari. Io non so che facce da anello tuo. Tu vieni qua perché non te se fila più nessuno. Ma qui non se raccolgono avanzi de dughesse. Va a broia qualcun altro. Ah, Fernà, te devi fidare sul mio onore. L'onore? L'onore tuo già te lo sei giocato contro il mio. E hai vinto, ma per l'ultima volta. Signor Conte, ci stanno visite. Ah. Ah. Si sente solo, principe? Ne manco per niente. Anzi, sono in compagnia dei miei pensieri. Segretario, andate. Intimo, caldo, elegante. Molto bello. Ci avevamo pure i doppi servizi, pensi? Che caldo che fa qui. Modestamente certe volte si soffoca, eh? Non per niente, ma gli infissi sono stati fatti arti. Ah, che devo l'onore, duchessina? Ma che fai, scusi? Prego. Ma come? Non l'immagina? None. Se mi buttasse a indovinare, così potrei supporre che lei è venuta per queste. Ah, e le farfallette del duca papà, no? In tutta sincerità, quel pazzo di mio padre ci ha ridotti veramente sull'astrico. Si è mangiato tutto il patrimonio di famiglia. Certo gli ha detto male, eh? Ma cosa dovrei fare io adesso? Mettermi a lavorare, forse? No, ma che scherziamo, ma che sta a dire? Lavorare, che schifo! Porca... Francesco. Chi è? Francesco, caro, Francesco. Che? Francesco, tu sì che mi capisci, caro, caro Francesco. Oh, Elisa, Francesco. Non nego il mio disturbamento. Francesco. Ma stiamo calmi, calma e sangue freddo. Io, lei lo sa, in amore sono un po' impulsivo. Ma a me mi pare un po' troppo tutti sti milioni per una semplice... Vuol dire una marchetta? Beh, diciamo pure marchettone. Ma chérie, chérie. Ma sopra le 100.000 non sono più marchette, sono affari. Diciamo che sono qui a proporti una società, ma come si usa tra persone di mondo. E me devi scusare, io fino a ieri c'avevo i trucioli in saccoccia. Ecco, quando scadono le cambiali? È il 10 ottobre, mi pare. Mio padre non potrà mai pagare, ma non importa. Come non importa? Perché noi due ci sposeremo il 10 ottobre. Se sposiamo? Tesoro, ormai avresti dovuto capirlo. Tu per i nobili sei rimasto il conte Tacchia. Non entrerai mai nel gran giro. Puzzi ancora di plebeo. Questo ce lo so. Già mi hanno detto. E come si leverebbe sto fedore? Infila l'anello a questo dito. E sarà invitato ai circoli, alla corte, alle caccia alla volpe, e tutte le porte, tac, si apriranno. Ah, io infilo e tu apri, voglio dire, le porte. Insomma, mi dici perché lo fai? Adorato, per i tuoi soldi e poi per i tuoi titoli, che se sono ben portati, non sono mica da buttare via, sai? Ho capito. Sordi, titoli e basta? Beh, anche l'idea di far l'amore con te mi attrae molto. Come uomo mi piace, mi ecciti. Sapessi quante volte mi sono accarezzata
pensandoti, sentendo sulla mano il calore bestiale della tua carne palpitante. Ah! Che? È come nobile che lascia desiderare. Lo vedi? Ma stando accanto a me e imparerai. Ti basta. Sai, insomma, come programma non è male. Ma vedi, Elisa, se ci fosse un pochettino d'affetto non guasterebbe mica, no? Senti, Francesco, i sentimenti, Francesco, lasciamoli da parte. Sono cose da plebei. Ah, sì? Eh già, fra i nobili non si usa. E mi dimentico che fra i nobili ci sto pure io, che sbadato. Ma sì, sai che ti dico, Elisa? C'hai ragione. Ma che ci frega? Ma quali sentimenti? Anzi, a dire la verità, a me questi sentimenti non me ne frega proprio un cacchio. Ma sono proprio stufato. Oddio, spenga! Ma qua, bello, c'è mia! Francesco, lascia! Ma se sta grande scopata aristocratica! Lasciami! Ma che ci frega dei sentimenti? Francesco, spenga! Elisa mi sei sempre piaciuta! Spengo, che spenga! Elisa! Francesco! Ma come, non so, dovremmo sposare? Appunto, per cui contatti fisici dopo. E vabbè, però anche il pagamento a consegna della merce il giorno del nostro matrimonio. Come vuoi tu, Francesco? Mia cara. Bambaciote, Ivetto, accompagnate la duchessina Sabello, nostra futura sposa. Mia futura sposa. Buongiorno. Ma è splendida. È sua? Modestamente. Lancia Beta 909, il mio regalo di nozze, per piacere. Ma che caro. A buon mercato non è. 24.000 lire una sopra l'altra, possi ammazzarli. Duchino. Bravo, Erducazio, che è venuto dalla campagna. Come va? Caro Marchese. Con te. Bella giornatina, eh? Splendida. Ma che fai, Lisa, mamma? Ritarda. Sposa che tarda, sposa magliarda. Lei dovrebbe conoscerlo, caro Conte. È un vecchio detto. Chissà quante volte l'ho detto, questo detto. Checo, a Checo. Che vuoi? Vieni qua. E via qua te. Lì non ti posso parlare, vieni qua te. Scusatelo, il ragazzo è un po' vergognoso. Sono contento che sei venuto a assistere alla cerimonia, il mio fedele valletto. Dimmi pure, caro. Checo, è successa una disgrazia. Ah, è successa una disgrazia. Che cos'è stato? Sono da resta a Fernanda. Ma davvero, ma che mi dici? Sì, è vero. Ma quando è successo? M'ha avvertito un amico mio del commissariato. Sbrigati, va da lei, dai! Scusate, c'ho da sbrogliare un impiccio. Se arriva la sposa, fatela aspettare un attimino. Sono venuti a restare a Fernanda! E mo' sti ragazzini, chi glielo dice? Fernanda, mi raccomando, faccio sapere qualche cosa! Capito? Sì, non ti preoccupare, nonna, te faccio sapere! A Fernanda, ma che fate? Se passa perché è successo? Ha dato un carcere a un collega durante una manifestazione per il voto alle donne. E capirai, a sorte le cappe, in carcetto. Un carcetto? Ti ha sfranto le palle. Ammazza. Beh, allora, che te frega te? Cioè, sei venuto vestito da sposo? A impicciate? Fernà, ma che stai a dire, Fernà? Ma guarda che se io mi sono vestito così è stato perché tu non hai più voluto sapere niente di me. Non mi hai più dato retta. O faccio pettigna. Ma se tu vuoi, io mollo tutto. E ti aspetto finché non esci dal carcere. Ma perché mi racconti sempre fregnacce? E Arfio, al ragazzino che deve nasce, non ci pensi? E ragazzino? Quale ragazzino? Averna, ma che aspetti un ragazzino? Ma hai fatto padre? Ma ha fatto padre! Vabbè. Lo sai che non te si vede niente ancora? Ma scemo, ma che stai a dire? Non si vede niente perché incinta c'è sta la duchessina, la fidanzata tua. La duchessina? Quale duchessina? Aspetta un po', Averna. E te come sai queste cose? Chi t'ha detto? Sei sicura? Ho visto il risultato da analisi che si è fatta quella da una levatrice dove vado io a lavare i panni. La sposina è già incinta dei 3 mesi. Oh, io sono fiato in falegname, ma sti miracoli non ho fatti ancora, eh? Io la duchessina non l'ho sfiorata neanche con un dito.
Davvero? Allora vuol dire che ti hanno incastrato e sull'altare c'è stavi annata cornuto. Addio, Bove. Ah, Bove cornuto. Avenà, lo sai che ti dico? Ma che mi importa essere cornuto di una di cui non me ne frega niente, non vale. Io voglio bene a te, Avenà, solo a te. Anch'io te voglio bene. E te voglio dire un ultimo bacio, amore mio. Scenda, 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 è proibito. Lasciami, addio, Checco. Ma che addio? Addio, amore. Non esiste addio per chi si ama, Fernà. Fidate di me, se ritroveremo. Pensami qualche volta. Ma i tuoi Elisa dei duchi di Savelli, prendere per marito il qui presente Francesco Puricelli, principe dei Terenzi? Sì. Vuoi tu, Francesco Puricelli, principe dei Terenzi, prendere per sposa la qui presente Elisa dei duchi di Savelli? No! Ma no. Come? Ma come no? No, ho detto no. No. Ma come no? No. No. No, ne. No. Ho detto no. Come ha detto? Ha detto no. Ma perché? Perché se qui qualcuno sa deve sposare, sa deve sposare il giovanotto che l'ha messa incinta, ovvero sia il padre della creatura che gli sta crescendo in seno, e cioè quel marpione lì, Lollo d'Alfieri, ovviamente marchese. E lei vengono. Francesco, che ti c'è? Francesco, tu mi attraggi a tanto. Ma che attraggi? Chiamami Checco, chi ti conosce? E piantala con sta moina, ci sei venuta a casa mia, eh? Infila l'anello, tac, le porte si apriranno, i titoli si sono ben portati. Pussa via, pussa via. Francesco, no? Francesco, tu non stai bene, eh? No, no, io sto benissimo. Tu non stai bene, Francesco? Vedi, Elisa, io rimango pure il conte d'Acchia, ma te rimani una gran mignotta. Mi scusi, curato, senza offesa per l'abito che indossi. Aiutatemi. Non ti preoccupa, che io queste le cambiali a tuo padre, gliele do lo stesso. Ma papi! Duca! Arriviate per le cambiali vostre! Pagherò, i miei pagherò! Riprendetevi i soldi, non ce n'ho bisogno, ma fanno schifo. Caro Marchese, te compiano, perché se io ho portato un'anticchia di corna ancora prima di sposarmi, pensa quanta te ne mette lei a te per tutta la vita. Levate, fammi passare. Ve saluta il conte d'Acchia! Anzi, lo sapete che ve dico? A nobili! Ma perché non cercate d'annavanaffa? Non continuo per rispetto al tempio del Signore. L'unico vero Signore che ci sta qui dentro. C'aveva ragione il principe. Guerra tra Italia e Turchia. Contingente italiano sbarcato in Libia. Guerra tra Italia e Turchia. Sono aperti gli arruolamenti volontari per la Libia. Guerra tra Italia e Turchia, un contingente italiano sbarcato in Libia. Guerra tra Italia e Turchia. Edizione straordinaria, sono aperti gli arruolamenti volontari per la Libia. Una volta ci abitava su sta piazza uno chiamato in giro Conte d'Acchia, un tipo a segaiare dote gra razza, namo senza paura e senza macchia. S'arruolò con italiani per far guerra all'ottomani e da soldato non fu più conte ma morì ammazzato. Così è l'amore che viene va, gioia e dolore sempre ci dà. Così è l'amore che viene va, gioia e dolore sempre ci dà. Comprate tappeti, signore, non volete comprare tappeti, signore? Con l'annina e con l'uncino di rosario, comprate un tappeto. Aiutate il suo povero turco che pezza la guerra con magia fa. Compra tappeto, signore, compra tappeto. Con l'annina e con l'uncino di rosario, aiutate il povero turco che pezza la guerra. Alla comprato tappeto, alla comprato con l'unino, comprato con l'uncino, comprato con magia fa, compra. Che...
Compra tappeti, signore! Vuole coroncino di rosario, comprate un tappeto! Signore, signore, vuole coroncino di tappeti! Non mi lasci perdere, non vedi che c'ho da girati, fare? Girati, signore, tu dici turco, girati, signore, che me... Permettete? Ci vorrebbe una tacchia. Checco! Sì, so io, ma sono incognito! Io ti credevo morto! E invece mi sono dato appena ho visto di che si trattava! Vuole coroncino con la mia... Sapessi quanto ci ho pianto! Sì? Sono tornato solo per te. No, non mi bacio a Fernà, che mi sono staccato i baffi. No, no, Fernà! No! Ci sono i carabinieri! Se mi scoprono la fine! Vuole comprare tappeto, coroncino, cullanini, signore? Ha voluto accattare cullanini? Copre tappeto, signore! Ehi! E calla! Scusi, quanto viene una catenina del rosario? Ah! Catenini di rosario! Io ti regalo catenini di rosario, carabinieri, buono, bello, bravo. Grazie. Ora, amico, tu capo, donna, ti proteggi e ti accompagni, carabinieri. Bavo turco! Bavo turco questo! Turco amoroso da non aso peloso! Alla! Alla, alla! Falla che è meglio che noi andiamo da qua che se ne andiamo, eh! Vieni, Fernà, andiamo di qua! Sbrigamosi prima che ci ripensano! Vieni, vieni! Scappiamo! Ah! Guarda! Qui ci stanno due biglietti! Lo sai dove sono? Dell'America! Ah, brava! T'avevo promesso che te ci portavo. Oh, lì non ci sono né principi, né baroni, né marchesi. Ci vuoi venire con me in America? Con te vengo dappertutto. Ah, Fernà, ci pensi? L'America è un paese nuovo. Lì sì che potremo fare i signori, te faccio fare la contessa. Oh, Achecco, ma che ricominci con queste storie delle contesse? E ricomincio sì che ricomincio. Ah, Fernà, io non ho mai finito. So o non so, il conte d'Acchia. Anzai che pacchia. Quando c'è stava ancora il conte d'Acchia, un bacio, uno schiaffone, una vernacchia, e tutto quanto poi finiva lì. Anzai che tempi, baciosi scanzonati e sorridenti, passava il tram de col cavallo e in automobile ci andava solo il bullo. Al mare ci potevi andare ma per notacce e non per fatte stravede quelle chiappacce. Tutte potevi strafogare bello e beato, finivi a letto bene e non mora ammazzato. Andavi a bevera di vigna e potevi campar solo de digna. Anzai che pacchia, quando c'è stava ancora il conte d'Acchia, un uomo vero così, che le ragazze baciava, magari poi si dava, se quelle gli dicevano di sì, che se ingegnava, imbrogliava, magari te pregava, ma solo per fatte divertire.